Ciao a tutti, finalmente è un piacere essere qui con voi. Mi trovo con Alberto al telefono. Ciao Alberto. Ciao, ciao. Allora, volevo chiedervi scusa perché dovevamo fare la lettura ieri, però era un corso di formazione con Anthony Robbins e quindi non sono riuscita a fare la lettura a partire da domenica. Però iniziamo da oggi per tutta la settimana, cioè per questa settimana, va bene? Quindi partiremo da oggi che è 7 giugno 2021 fino al 13, domenica 13 2021. Ok, volevo ricordarvi, lo dico già da adesso, che la prossima diretta che faremo con Alberto sarà giovedì 17, ok, alle 18:30. Quindi vi avviso già, mi potete iniziare a mandare già le vostre domande. Ok, una domanda. Va bene, e poi io selezionerò tra 4-5 persone. Poi eventualmente, se non riuscirò a rispondere a tutti in questa diretta, ne faremo altre. Va bene, volevo avvisarvi in anticipo. Allora, iniziamo con la nostra meravigliosa lettura angelica. Utilizzeremo 3 mazzi di carte. Abbiamo le carte delle fate di Dorin Virtù, stampate da My Life. Abbiamo le carte degli angeli dell'abbondanza. Va bene, abbiamo le carte dei viaggiatori sacri e per ultima sceglieremo le carte di Louis Hay, sceglieremo un messaggio potenziante come messaggio finale di questa meravigliosa lettura angelica. Quindi iniziamo a connetterci con gli angeli e con l'arcangelo Michele con questa preghiera di protezione. Potete anche chiudere gli occhi, inspirare profondamente ed espirare per entrare in contatto con l'arcangelo Michele. Invoco la divina presenza di Dio onnipotente Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di Alberto, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte quelle anime che con tanto amore ci seguono. Per ascoltare la nostra lettura angelica, invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni. Vi chiedo di eliminare tutto ciò che è opposto a Dio, alla luce e all'amore, tutte le energie non nostre, tutto ciò che ci sta limitando, tutto ciò che ci sta impedendo di essere nel nostro pieno potere, nell'appagamento, nella gioia, nell'abbondanza, nella felicità, nella pace, nella gratitudine. Arcangelo Michele, aiutaci a sintonizzarci in queste frequenze. Con amore ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio, Dea onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione psichica, guida e assistenza. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie. Grazie Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli e gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica a fianco dell'Arcangelo Michele per aiutarci, sostenerci e guidarci. Grazie, grazie, grazie. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, e così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Allora, iniziamo con le carte delle fate che io adoro, veramente queste carte sono bellissime. Abbiamo felice e contento. Beh, effettivamente io mi sento così. E voi che dite? Avete questa energia vitale che vi dà gioia? Diciamo che questa carta ha anche a che vedere con un finale di felice e contenti, nel senso che le cose cominciano ad andare bene, è venuto il momento di guardare dentro di te, ok? Assolutamente, è veramente importante, depurati. Sì, ragazzi, se vi racconto questi 4 giorni con Anthony Robbins, io avevo già fatto il percorso con lui a Londra, questa è stata un'esperienza webinar, un po' come li faccio io, con la differenza c'erano 18.000 persone, è stata un'esperienza veramente, veramente bella, anche perché è molto in linea con i messaggi che porto io attraverso l'Arcangelo Michele, quindi un'alimentazione di un certo tipo, uscire dalla negatività, insomma, meraviglioso. Allora, parliamo di abbondanza.
abbondanza. Gli angeli dell'abbondanza, infatti, ci dicono, care anime infinite, di purificare l'energia del cibo che mangiamo. Questo è troppo importante per avere livelli energetici più alti. È troppo importante, poi vi spiegherò due o tre cose su questo argomento. Lasciare andare la gelosia, ragazzi, questa è un'energia veramente densa, bassa, che butta giù le frequenze e che ci impedisce di raggiungere anche i nostri sogni. È inutile essere gelosi degli altri che magari hanno più di noi, che sono più bravi di noi, che sono più felici di noi. Cerchiamo invece magari di prendere un po' di esempio eventualmente, oppure semplicemente di staccarci energeticamente, di focalizzarci sui nostri sogni personali. E qua si parla di entrare in contatto con la natura. Ecco, questi sono tre consigli fondamentali per elevare le nostre energie e le nostre frequenze. Poi ti mando le carte, Alberto. Assolutamente. Allora, qua abbiamo la carta che dice rispondere alla chiamata, in quanto l'anima, il sé superiore, sta chiamando, chissà da quanto tempo ci sta chiamando in una certa direzione, e noi magari abbiamo paura o chissà per quale motivo tendiamo a rimandare, crediamo di non essere abbastanza, di non essere all'altezza. Sono solo credenze negative, sono solo paure che ci impediscono di agire nella direzione dei nostri sogni. E poi abbiamo la carta protetta dagli angeli, benissimo, abbiamo l'arcangelo Michele, benissimo, sei protetto nella tua missione, sei protetto in quello che stai facendo, i tuoi cari sono protetti, la tua famiglia è protetta, continua a pregare e a chiedere la protezione. Trasformazione, bellissimo, questo mi ricorda proprio la metamorfosi, mi ricorda proprio il cambiamento in una nuova energia, in una nuova frequenza. E ora abbiamo la carta di lui 6, vediamo cosa, spero che mi abbiate visto girando le carte, penso di aver impostato la telecamera in un modo... Ok, questa è la carta, mi sostengo nel fare la scelta giusta, c'è la risposta alla chiamata dell'anima, e questa è una carta molto bella. Poi leggeremo il messaggino dietro, che è molto importante. Ragazzi, vi faccio notare una cosa meravigliosa, guardate qui, per cercare di riempire i miei spazi e la mia casa di messaggi potenzianti, ok? Ne abbiamo uno, i miracoli accadono quando neanche te lo aspetti. Guardate che carino, lo dovrei appendere al muro, però mi piace anche così a lasciarlo in vista. E sii felice, questo me lo ricordo ogni singolo giorno, che i miracoli possono cadere in qualsiasi momento, anche quando neanche me lo aspetto, e di continuare a mantenermi in una frequenza di gioia e di felicità. Quindi l'ho voluto condividere con tutti voi, così abbiamo l'arcangelo Michele, la sua controparte femminile, da una parte, dall'altra il messaggio potenziante della felicità. Oggi il tema è felicità, tanto è vero che la lettura angelica è iniziata con questo messaggio meraviglioso. Allora, mandiamo immediatamente le carte ad Alberto, così possiamo iniziare, anche se diciamo che mezza lettura l'ho già fatta. Infatti sarò veloce. Allora, vediamo un po'. Alberto, io sono fatta così, quando ricevo i messaggini li do subito, se no poi rischio di dimenticarmene. Allora, queste sono le fattine, Alberto. Questi sono gli angeli dell'abbondanza, bellissime queste carte. Beh, se vogliamo più abbondanza dobbiamo vibrare alto, c'è poco da fare. Abbondanza può voler dire denaro, come può voler dire amicizie, come può voler dire successo, come può voler dire realizzare i nostri sogni dell'anima, capite? Così. E così. Questa è la terza. Allora, Alberto, te lo mandate, ve le mostro anche ai nostri cari amici, sono tutte qui. Ok, iniziamo con la carta felice e contento. Quindi diciamo che il consiglio degli angeli è quello di essere sempre
in frequenze alte di gioia e di felicità. Ma voi, molti di voi diranno: ma come faccio io a essere felice se il mio fidanzato mi ha lasciato, se ho perso il lavoro, se sono disoccupato, se sono malato, se ho questo, se ho quello, se ho quell'altro? È uno stato la felicità. Dobbiamo iniziare a essere grati, imparare la gratitudine per ciò che abbiamo veramente. Dobbiamo disinstallare dal nostro subconscio tutte le credenze negative che ci fanno credere che la vita è brutta, che il mondo è brutto, che questo, che quello. Bisogna fare un lavoro, un lavoro. Alla fine la base è quella di essere grati per quello che abbiamo e bisogna iniziare a ringraziare. Grazie perché respiro. Grazie perché ho da mangiare tutti i giorni. Grazie perché ho la possibilità di guardare questo video, ho un cellulare, ho un computer. Grazie perché oggi posso crearmi una mia cultura, una mia formazione, cosa che prima ci volevano tanti soldi, oggi invece con internet possiamo accedere a informazioni nuove, possiamo documentarci, possiamo migliorare noi stessi. Grazie perché sono arrivate le belle giornate, c'è il sole là fuori. Grazie perché la situazione del coronavirus sta migliorando, molte persone, diciamo, gli ammalati diminuiscono e io mi sento più sano e posso ricominciare a vivere e posso finalmente aprire la mia attività che veramente volevo aprire da tanto tempo. Ora è venuto il momento, io non lo so, però iniziate a ringraziare perché respirate l'aria, ringraziate per chi siete. Mi capite? Se siete troppo grandi, grazie per l'esperienza che ho acquistato nella mia vita, mentre invece se siete troppo giovani, grazie perché ho tanti anni davanti a me e posso realizzare una vita straordinaria. Ragazzi, bisogna ragionare così e raggiungere la felicità. Quindi si può essere felici anche con poco. In una lettura di qualche giorno fa, settimana fa, Alberto aveva precisato un concetto molto bello. Lui diceva: ragazzi, in Africa c'è gente che muore di fame e sembrano più felici di noi. Perché? Perché loro apprezzano la quotidianità, perché loro vivono nel momento presente, perché loro non sono accumulatori di oggetti come siamo noi, perché loro sono più radicati alla terra. Capite cosa vogliamo dire? Alle volte noi, vero Alberto? E alle volte noi nella nostra società moderna pensiamo solo ad accumulare, ma è sbagliato essere nella società moderna? No, non è sbagliato, però ci dimentichiamo delle cose che hanno valore, ci dimentichiamo del fatto che siamo fortunati anche nell'avere 100 euro, perché c'è gente che ha 0,0 centesimi. Cioè, cercate di capire, questo non vuol dire che dobbiamo pensare che c'è gente che sta peggio, in un certo senso sì. E forse dovremmo anche dare una mano a queste persone, capite cosa intendo? E se il tuo è un problema di salute, io ve lo dico con amore, quante volte vi ho parlato di guarigioni spontanee o con l'energia o con questo o con quello, ma vi rendete conto quanto è potente l'alimentazione fatta in un certo modo? Seguire un'alimentazione di tipo alcalino, che adesso è una cosa che io conoscevo, sapevo benissimo, Anthony Robbins mi ha dato un bel calcio spirituale per darmi una mossa a non solo essere vegana, ma proprio a seguire un'alimentazione tipo alcalino per far sì che il corpo non sia acido ma alcalino. Cosa sto dicendo? Andate su internet, andate a cercare cos'è una dieta alcalina, ragazzi. Perché i cibi acidi come carne, formaggio, pasta bianca, insomma, i cibi di un certo tipo non fanno altro che creare una situazione fisiologica nel nostro organismo che porta alla malattia. Mentre invece focalizzarci su un'alimentazione tipo alcalino, bere acqua e limone, fare degli estratti, mangiare frutta e verdura, fare un'alimentazione più vegetale possibile di un certo tipo. Mangiando cibi alcalini come broccoli, spinaci e così via, andatevelo a guardare su internet. Quello che voglio dire è che abbiamo più energia vitale. Capite cosa stiamo dicendo? Per manifestare abbondanza, anime infinite, la mia lettura oggi è un po' così diversificata, non è lineare, però va a comprendere. Però è anche il segreto della felicità. Avete mai visto una persona felice che non ha energia? Io no. Io ho visto persone spiritualmente molto elevate, avere una grande pace, una grande gioia, manifestarla anche solo col silenzio, no?
però hanno un'energia vitale altissima. Pensate agli yogi, gli yogi si dice, o yogi, non mi ricordo, come si dice Alberto? Ma è lo stesso, Ok, sai, ho sentito tutti e due. va bene. Yogi è più carino, non mi fa venire in mente Esatto, l'orso. pensate questi esseri umani che lievitano dalla terra, cioè voglio dire che hanno un'energia vitale talmente alta che riescono anche a trascendere lo spazio e il tempo, cioè stiamo parlando di cose magari estreme, però esistono sul pianeta Terra e l'energia è molto probabilmente, andate tranquilli, fanno un'alimentazione di un certo tipo, persone che raggiungono quella performance sia spiritualmente che fisicamente. Capite? Quindi assolutamente, se vogliamo aumentare la nostra abbondanza, se vogliamo essere felici e contenti, cerchiamo di controllare anche la nostra alimentazione. Poi questa carta ha anche un altro significato, ha il significato che alcune situazioni che vi stavano un po' preoccupando e demoralizzando si sono finite nel migliore, cioè si sono concluse nel migliore dei modi, e quindi praticamente c'è finalmente gioia, c'è pace, c'è appagamento, e le cose iniziano a girare bene. Quindi continuate a mantenere le energie alte e continuate ad ascoltare la voce che dentro di voi vi sta chiamando, vi sta parlando. Abbiamo due carte. Una è la carta dei viaggiatori sacri che dice risposta alla chiamata, e l'altra dice guarda dentro di te. Quindi sono due carte molto correlate, care anime infinite. Ma perché? Perché l'anima vi sta chiamando a procedere. È venuto il momento di agire in questa direzione. Sono mesi, sono giorni e sono anni che state rimandando, sapete che questa è la direzione giusta, non dovete aver paura di niente, uscite dalla competizione, uscite da quella mentalità che ci sono persone più brave di voi, uscite da quella mentalità che ci sono persone che vi denigrano per piacere, ascoltate la voce interiore, qualunque azione voi dovete intraprendere, qualunque decisione, sapete che dovete agire con l'azione, non fatevi bloccare dalla paura, cercate di ascoltare la chiamata dell'anima. Ecco, se non riuscite a sentire questa chiamata, fate meditazione, fate preghiera, uscite nella natura. Un altro modo per elevare le frequenze: andare nella natura, ascoltare il rumore il profumo dei fiori, il profumo dell'erba, sapete, anche sentire gli uccellini cinguettare, vi riconnette con la terra, vi radica la terra, vi aiuta a non pensare a niente, vi aiuta a uscire da quelle forme pensiero caotiche, non sono nemmeno i vostri pensieri. Sapete, proprio l'altro giorno lo diceva l'Alberto. Erano 4 giorni che ero praticamente quasi 14 ore al giorno per fare questo seminario, però poi a un certo punto viene anche il mal di testa, no? Però io uscivo nella natura e mi ricordo che una mattina mi sono svegliata ho purificato la casa, nonostante quello però c'era qualcosa che non andava, niente, avevo bisogno di andare scusate, a contattare la terra, stare a contatto con la madre terra. Ho fatto una camminata di più di 2 ore, mi sono seduta di fronte al laghetto, ho respirato aria pulita, sono poi rientrata a casa che avevo l'energia vitale a 1000 per poter riprendere a fare il seminario. Quindi ascoltiamo, vogliamo elevare le nostre frequenze, i motivi possono essere molteplici. Potrebbe essere che tu vuoi più soldi, potrebbe essere che tu vuoi più amici, potrebbe essere che tu vuoi un compagno o una compagna, un lavoro, potrebbe essere che tu vuoi migliorare semplicemente la tua vita. Ecco, per fare questo, la base è avere più energia vitale, c'è poco da fare. Quindi gli angeli dell'abbondanza vi stanno dando alcuni consigli. Abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di natura, lasciamo andare anche le emozioni basse. Abbiamo parlato della carta della depurazione delle fate, quindi ho parlato di cibi alcalini, di acqua e limone, aiuta tantissimo a disintossicare, a pulire il fegato, l'acqua e limone la mattina. Io ragazzi sto arrivando a prendere 3 limoni al giorno, mi metto anche il limone nella mia bevanda quotidiana, limone zenzero, e lo bevo al posto dell'acqua, perché io non riesco a bere l'acqua, anche se bisogna bere solo acqua e lasciar perdere bevande di altro tipo, però questa bevanda acqua e limone è meravigliosa, è naturale, non contiene zuccheri, non fa male. Quindi depuriamo l'organismo. Questo ci porta ad avere più energia. Ragazzi, questo è anche il segreto per connetterci con l'Arcangelo Michele. Perché molti di voi vogliono partecipare al seminario ci riescono, e poi magari può darsi che nei giorni successivi al seminario non riescono più a stabilire questa connessione. È normale, durante il seminario voi avete
il canale che vi porta in quella frequenza, ma per raggiungere da soli quella frequenza voi cercate di seguire i consigli degli angeli per diventare un canale pulito e quindi fare una dieta di un certo tipo, essere nella gioia, nella gratitudine, bere tanta acqua, disintossicare l'organismo, andare nella natura. Ecco, sono tutti segreti per ascoltare il nostro cuore. Alla fine, perché io ho deciso anni fa di è stata tutta una conseguenza quella di fare questo lavoro, ma perché io sono arrivata a volermi connettere a tutti questi con gli angeli, anche se la chiamata dell'arcangelo Michele era molto chiara, è perché io non volevo più ascoltare i consigli degli altri, mi stufavo, uno diceva una cosa, uno ne diceva un'altra e io ero molto confusa, non sapevo in che direzione andare. Io volevo seguire lo scopo divino della mia anima. Ecco che la meditazione, la preghiera, seguire ogni singolo suggerimento che gli angeli portavano mi ha portato poi a stabilire una connessione più semplice, capite? Per un vegano, per una persona che fa un'alimentazione, scusate, c'è il cagnolino che sta piangendo, per una persona che fa un'alimentazione di un certo tipo, per una persona che mantiene alte le frequenze, per una persona che ha perdonato, per una persona che sta guarendo se stessa, per una persona che fa un percorso di un certo tipo, è più semplice connettersi con la propria anima, va bene? Ed è più semplice prendere anche le decisioni giuste, ma è importante essere centrati, ok? Quindi è un periodo di grandi trasformazioni, dice l'arcangelo Michele, è un periodo di metamorfosi, stiamo passando proprio da un ciclo a un nuovo ciclo molto più ampio, molto più ci sono dei potenziali positivi per un sacco di persone, nuove opportunità, dice l'arcangelo Michele, una nuova energia sta arrivando, un nuovo inizio sta arrivando per tutti voi. Non abbiate paura, perché la vostra chiamata dell'anima è veramente la chiamata dell'anima, assolutamente, questo è lo scopo divino della vostra anima e il vostro progetto divino è protetto dall'arcangelo Michele, i vostri cari sono protetti dall'arcangelo Michele. Continuate a chiedere giornalmente la sua sacra protezione e tutto andrà bene nel migliore dei modi, va bene? Benissimo, ok, Alberto? Sì, allora io adesso vado abbastanza spedito, poi se hai voglia ti chiedo di leggere la frase sul retro di Louis Hay, perché certo, sì, nella parte finale, certo, sì, sì. Sì, sì, vuoi che la leggo adesso? Come preferisci. Sì, così magari inizi da qui. Allora, sono meravigliosamente capace, tutte le volte che affronto una sfida nella mia vita, stavamo parlando di questo, uso l'esperienza per imparare a crescere, mi sostengo nel fare la scelta giusta. Bellissimo, no? Perfetto, ok. Allora, sì, si potrebbe partire da qua e andare a ritroso, partire da qua e dopo andare alle fatte, vediamo. Vabbè, allora Louis Hay, ancora una volta, dà un grande consiglio per me. Se dovessi fare una classifica fra le donne più intelligenti, non lo so, più di cuore al mondo, credo che la metterei tra i primi 10 probabilmente, perché ha avuto delle esperienze molto forti nella vita, però ha reagito veramente con grande forza, grande cuore, ha scritto dei libri incredibili, ha fatto delle cose pazzesche, veramente ha ispirato un sacco di gente. Quindi sicuramente l'invito è di fare una scelta e di fare quella corretta, ma di autosostenersi anche, perché nel momento in cui tu fai una scelta, è ovvio che più pesante è questa scelta, più ti piacerà anche la forza poi di andare avanti, l'energia, perché delle volte magari uno vuole fare un cambio di vita, non parliamo di scegliere cosa mangiare oggi, voglio dire, ma di qualcosa di potenzialmente anche rivoluzionario, però dopo comincia ad avere la gente che ti giudica, ma se era meglio quello che facevo prima, cose varie, e non ti autosuffici, quindi la cosa esplode come una bolla di sapone praticamente. Invece è molto importante avere il fuoco, il focus. Esatto. Che consente giorno dopo giorno di portare avanti questa cosa, no? Sì. È molto importante, perché già scegliere non è da poco, perché molte persone sono addormentate, va detto, e non scelgono, subiscono la vita. Se tu scegli, già sei un grande, già ti poni in una condizione di proattività, dopodiché se la porti avanti, ancora meglio, e sicuramente troverai tante persone come te, tornando al discorso del veganismo di prima, che poi viene ripetuto anche in altre carte. Sì. Dopodiché, ripartiamo dall'inizio, felice e contento, come dicevi tu, ricorda un po' le fiabe, no? Classica fiaba che finisce, visto
siano tutti felici e contenti, no? Quindi c'è un inizio un po' complesso, un proseguimento, succede qualcosa di meraviglioso e c'è un finale pazzesco. Quindi anche qui devo fare una scelta, devo fare un cambiamento, al posto di concentrarmi su ogni singolo passo che rischia di distrarmi, no? Di creare resistenza, provo a visualizzarmi innanzitutto contento, no? Ma soprattutto a vedere la fine, al posto di vedere l'inizio, vedo la fine, va, io mi vedo felice, mi vedo che mi realizzo, che va tutto bene, e quindi parto già con una certa serenità, parto già con la vittoria dentro, no? E quindi vado via molto più leggero. E se invece io vedo tutte quelle che sono le criticità, le problematiche che comunque ci sono, ma se le metto davanti, è ovvio che sarà una strada molto difficile, no? Quindi al posto di vedermi felice e contento, probabilmente mi vedrò indeciso, disperato, solo. E invece non è così, perché già nel momento in cui tu fai una scelta, comunque l'universo ti sostiene, ti dà una mano. Ok, mentre se tu non scegli, l'universo dice, tesoro mio, non scegli, andiamo avanti così, finché non scegli, la vita comunque qualcosa sceglierà per te. Quindi anche qui invita a scegliere. Dopodiché guarda dentro di te, anche questo è fondamentale, perché se tu nel mondo esterno vedi delle cose che per te non vanno bene, ricordati sempre che è una proiezione, quindi se tu fai lavoro su di te, sicuramente cambierà poi anche il riflesso esterno, no? Certo. Quindi, cioè, allora, io aggiungerei, è sicuro guardare dentro di te, come nella mitica carta di Michele, no? Quindi guardati dentro, è sicuro, vai in profondità. Ma quando vai dentro di te, vai e stai lì finché non hai raggiunto un contatto, non hai scoperto qualcosa, perché se vai dentro 2 secondi e poi te la fai addosso dalla paura e vai avanti con altre cose, quella non è introspezione, quello è altro. Quindi questo è un invito a guardarsi, ma con onestà, con pazienza, no? Finché non c'è uno sblocco emozionale, qualcosa comunque che ti fa capire che hai fatto un saltino, no? Quindi cerchiamo di fare una ricerca che sia veramente onesta e non un cazzeggio, scusate il termine, perché a volte magari uno pensa di fare autoanalisi, invece si prende in giro da solo, perché poi è quello il fatto. Poi gli altri ti fanno vedere quello che sei, no? Non è, gli altri possono essere quello che vogliamo, per carità, ci saranno sempre persone buone e persone meno buone, ma se tu sei veramente onesto, rispettoso con te stesso, sarà molto più probabile che trovi persone buone dopo, o che comunque ti fai rispettare, perlomeno, che è già tanto. Dopodiché depurati, anche qui, la depurazione vuol dire un po' tutto, cioè a partire dai pensieri, dalle emozioni, ma anche sicuramente per quanto riguarda l'alimentazione. Esempio stupido, parlando di bevande, non di cibi, abituarsi sicuramente a bere acqua, e acqua non minerale ma naturale, e al posto magari di bere acqua dal rubinetto o bere acqua nelle bottiglie di plastica che stanno infestando il mondo, prendiamoci una borraccia non di plastica, usiamo il vetro e prendiamo i sistemi quelli per ozonizzare l'acqua, no? Cioè oramai per alcalinizzarla. No, non si può più far finta di niente, no? Ci sono tutti i sistemi per queste cose qua, per purificare, basta informarsi. E subito dopo viene ribadita ancora questa cosa, clean energy food, no? Perché naturalmente, come dice la didascalia, quando tu dai, diciamo, energia, nutri il tuo corpo con qualcosa di sano, aumentano i tuoi livelli di energia, la tua abilità di focalizzarti. E questo porta, no, a vibrazioni alte, a idee, opportunità, buone relazioni, perché è normale che se non mangi bene, praticamente ti possono venire tutta una serie di cose più o meno gravi, no? Cioè cala la capacità di concentrazione, e l'intestino pigro, e la gastrite, e la stanchezza cronica, sono tutte cose che non è che arrivano per magia, arrivano per una serie di abitudini che non sono sane, no? Quindi cominciamo, ripeto, pensieri, emozioni sicuramente, ma anche quello che c'è nel piatto. Assolutamente. No? Cioè, è normale che se uno mangia animali, già di base è un cibo che non è vivo, già di base. E in più ti vai a beccare anche le emozioni, poverino, dell'animale. Quindi pensiamo a queste cose, no? Cioè, cerchiamo di essere consapevoli. E poi anche sicuramente essere grati, magari anche fare una preghiera prima di mangiare, benedire il cibo. Esatto. Male non fa, tornando al discorso di prima, c'è gente che non ha niente nel piatto, pensiamo che siamo fortunati anche solo quando mangiamo un frutto, no? Certo. Dopodiché rilasciare la gelosia,
gelosia significa affermare che tu non hai qualcosa. L'universo ti fa vedere quello che tu credi, no? Invece di pensare che tu non hai qualcosa, che già se tu vedi qualcosa in qualcuno vuol dire in automatico che ce l'hai anche tu dentro. Quindi è già una buona notizia. Dopodiché, al posto di essere arrabbiato perché uno, che ne so io, ha qualcosa più di te, secondo te ovviamente, cerca di essere ispirato, di capire ma come avrà fatto, al posto di essere frustrato, no? Cioè, se l'ha fatto lui, perché non posso farlo anch'io, no? Certo. Cioè, voglio dire, alla fine abbiamo tutti, no, la stessa potenzialità, abbiamo tutti 24 ore al giorno, no? Quindi, appunto, cerchiamo di imparare anche da chi è meglio, perché ci sarà sempre qualcuno di più bravo in qualcosa. Quindi, al posto di dire, ma guarda quello lì, avrà avuto fortuna massiva, dai, io sono un povero scemo che non sono riuscito, ma no, semplicemente diverso focus, diverse esperienze, magari si può anche cercare di approfondire e capire come quella persona lì Certo. è arrivata lì. Tu parlavi di Anthony Robbins, gli americani sono molto più aperti di noi, l'italiano medio è un po' invidioso, invece l'americano magari vede uno che ha la Lamborghini e dice, oh, che figata, come hai fatto? Cioè, aiuti anche me. In Italia tendenzialmente invece c'è una mentalità un po' invidiosa, no? E bisogna imparare su questo. Dopodiché si parla di natura, allora bountiful, non so esattamente cosa voglia dire, però mi viene in mente il bounty, quello al cocco buonissimo che ogni tanto si trova al Che supermercato. buono. E praticamente, vabbè, dice cose diciamo che sappiamo, no? Quindi passare tempo nella natura ti aiuta comunque ad alzare le vibrazioni. Ti fa capire l'abbondanza di Dio, quindi approvare una passeggiata, portare il cane, annaffiare un fiore, guardare le stelle, eccetera. Questo è sempre più importante in questa fase, ripeto ancora una volta, quando abbiamo un attimo di tempo, perché è fisiologico averti tempi morti, anche solo 5 minuti in mezzo alla natura. Oltretutto, per esempio, quando per me oggi c'è, tra virgolette, brutto tempo, c'è anche molta meno gente del solito, quindi uno si mette lì. Guarda intorno, si fa la sua bella meditazione, non c'è neanche la scusa di dire ma c'è casino, c'è gente, energie caotiche, che ne so io, e quindi ti metti lì, no? E ti connetti con Dio, no? Perché poi alla fine, per carità, uno può andare in chiesa, può andare dove vuole, in mezzo a gruppi, però non c'è cosa come la natura, no? Come stare all'aperto, stare in mezzo agli Assolutamente. animali, alle piante, che ti connette, secondo me. Dopodiché, protezione degli angeli, no? Questa figura che ricorda sicuramente Michele con la spada, sei protetto dagli angeli, quindi questo è sempre qualcosa che va ribadito, no? Quindi a prescindere da quello che stai facendo, tu sappi che sei protetto. Chiedi anche la protezione, se ritieni di non sentirti abbastanza sicuro, chiedila perché non è mai troppa, gli angeli comunque Assolutamente. hanno sempre voglia di aiutarvi, quindi Arcangelo Michele, ti prego, come dici tu durante le preghiere, no? Chiedo massima protezione, massima assistenza, e questo insomma va sempre benissimo. Protezione della casa, processo di liberazione, tutte le cose che ripariamo ogni volta, no? Che ripetiamo ogni volta. Dopodiché rispondere alla chiamata, il tempo è ora. Cioè, fondamentalmente la chiamata, no? Le opportunità ci sono sempre, sta a noi quanto cogliamo, quanto rifiutiamo, quanto stiamo nel presente. Chiaro che se sei influenzato magari, che so io, da vite passate, da credenze limitanti, quant'altro, questo ti discosta dallo stare nel presente, no? Cerchiamo di lavorare su questa cosa, poi non bisogna necessariamente fare una regressione alle vite passate che può anche essere traumatica. Cerchiamo di stare proprio nel presente, perché il presente comunque ci dà il termometro di quello che è, non c'è bisogno di vedere cosa abbiamo fatto 800 anni fa, se eravamo degli schiavi piuttosto che dei guaritori. Non importa, guardiamo quella che è la situazione ora, situazione relazionale, situazione rapporto con i soldi. Sicuramente Cambiamo ora. questo è più che sufficiente, no? Il tempo è ora, rispondi alla chiamata. Qual è la chiamata? Cos'è che non sto vedendo in questo momento? Una farfalla bianca, una persona che cammina, una mail, qualsiasi cosa, quello che volete, però i segnali ci sono sempre, l'universo parla sempre, dipende da quanto noi siamo recettivi. Ultima carta, ma non ultima, la trasformazione, questa bellissima fenice, no, un nuovo modo fresco di vivere emerge, che bello, io Eh sì. sono nuovo, il nuovo me, la nuova me, no, rinasco dalle mie ceneri, questa leggenda incredibile dell'araba fenice,
questo incendio pazzesco d'oro, no? Che rinasce proprio dalle proprie ceneri, no? Che quasi si partorisce da solo, si autofà da genitore, no? Il brutto antropolo che diventa cigno. C'è uno che aveva chissà quali credenze, oddio sono brutto, oddio non sono come gli altri, sono la pecora nera e non mi vorranno mai bene perché io sono fatto così. No, intanto apprezzati tu con la tua sensibilità, con la tua fragilità, che è un dono, è una forza, vedi, cioè è qualcosa di incredibile la sensibilità, è una cosa meravigliosa. Poi oggi è lunedì, la luna, la sensibilità, no? Gli aspetti ricettivi, bisogna proteggerle queste cose. E quindi se tu appunto vedi queste cose come dei superpoteri, ti trasformi, ti perdoni, certo. Se delle volte magari non ti sei fatto rispettare, no, sono successe una serie di cose, tu trasformi, no, trasformi il piombo in oro, quindi lasci andare il risentimento, tutto quello che ti pare, emozioni negative, e ti trasformi, diventi un'altra cosa, diventi il tuo vero sé, no, ascolti la tua vera natura. E ritornando alla carta di Disney, mi sostengono a fare la scelta giusta, cioè scelgo, che faccio una scelta, I choose, scelgo di essere felice, scelgo di essere un operatore di luce, quello che ti pare, ma mi sostengo, poi ogni giorno faccio qualcosa, apro un blog, parlo con una persona, quello che ti pare, però ovviamente va fatto qualcosa ogni giorno, no? È fondamentale, abitudini virtuose ogni giorno, certo. Affermazioni positive, esercizio fisico, mangiare vegano, trovare amici vegani, fare flash mob in cui si parla alla gente dello sfruttamento sugli animali, cioè sono tutte cose che hanno un'influenza incredibile, fare qualcosa per l'ambiente, raccogliere le cartacce, che ne so io, cioè sono tutte cose che hanno un'influenza incredibile queste, no? Però naturalmente bisogna farle, perché se uno dice sempre, ah, ma non sono abbastanza bravo, ah, ma lo farà qualcun altro, ah, arriverà il mio momento, va a finire che passa il tempo e il momento non arriva mai, perché esatto. Il momento è adesso. Tu intanto parti, poi ti arriveranno gli strumenti, diventerai bravo. Ma se tu vuoi essere perfetto o pensi che ci sia qualcuno di più bravo, non parti. Invece tu sei tu, il mondo ha bisogno di te, così come sei. Ora, inizia ora, no? Iniziare a in sé il dono della magia, la fortuna aiuta gli audaci, ma se tu non sei coraggioso, normale che la fortuna non ti arriva, ma non è che l'universo è cattivo, sei tu che devi fare il primo passo, è ovvio. Bene, grazie Albertino, grazie mille. Fantastica questa lettura, mi è piaciuta troppo. E poi, cioè, veramente la prima carta, felice e contento. Già abbiamo iniziato con frequenze molto alte. Allora, prima di ricordarvi di che cosa mi occupo e per ricordarvi le date dei vari seminari, volevo chiedere tra di voi se c'è qualcuno. Io mi ricordo una ragazza mi aveva contattato tempo fa. Volevo chiedervi se c'è qualcuno che fa designer e può aiutare a creare le carte, ok, un mazzo di carte facendo dei disegni al computer. Quindi se siete bravi o se conoscete qualcuno di bravo, per piacere contattatemi al 340 950 08 40, va bene? Sarebbe fantastico. Allora, volevo ricordarvi che ci sarà il webinar di connessioni angeliche per insegnarvi a connettervi con l'Arcangelo Michele il 17 e il 18 di luglio 2021, è ancora in promozione, va bene? Quindi mi potete contattare, è un webinar di 2 giorni, si lavora in 3 livelli diversi. La prima fase impariamo a leggere le carte, la seconda fase la scrittura ispirata, il terzo livello sarà la connessione diretta. Imparerete tutto sulla protezione, imparerete come radicarvi alla terra, come ricevere la guida divina attraverso la luce del sé superiore, imparerete come meditare e quindi come veramente riceverete tutto il materiale disponibile che poi vi rimarrà anche dopo il seminario per poter proseguire a stabilire una connessione angelica anche successivamente al seminario. Un'esperienza meravigliosa. Se siete interessati, siete un po' indecisi, potete andare sul mio sito connessioneangeliche.com e leggere le testimonianze di chi già ha partecipato al seminario dal vivo o al webinar. Poi se Dio vuole, a partire da novembre, massimo gennaio dell'anno prossimo, rinizieremo con i seminari dal vivo. Allora, volevo ricordarvi
Un'altra cosa, cioè volevo annunciarvi che nella data del 28-29 agosto, ok, 2021, farò il webinar di sempre di 2 giorni per la manifestazione. Quindi si lavorerà tantissimo, tantissimo, tantissimo per eliminare paure, blocchi, sistemi di credenze. Tutto ciò andremo a togliere tutte le credenze più che vanno a riguardare la coscienza collettiva, ok? Quindi la paura del successo, la paura del fallimento. Quindi andremo proprio a eliminare tutte queste credenze attraverso logo healing, attraverso un lavoro potentissimo di riprogrammazione, ma anche di sostituzione della credenza negativa con la credenza positiva. Sarà un lavoro molto potente. Sono veramente felice perché questo seminario di Anthony Robbins mi ha aiutato a completare, sapete, quella chicca in più che ti serve per creare il tuo habitat per aiutare gli altri a uscire dalla negatività, ragazzi. Quando tu veramente, io ho avuto un upgrade in questa esperienza con Anthony Robbins, perché veramente avere le frequenze alte ti cambia la vita, ti cambia la vita, iniziano a cadere cose meravigliose, sincronicità meravigliose, le chiami coincidenze, le puoi chiamare come vuoi, ma le cose iniziano a cambiare in meglio, va bene? Le persone ti guardano diversamente. Io oggi sono uscita per strada, 3 o 4 persone si sono girate, mi hanno sorriso, normalmente sono io che lo faccio, invece stanno succedendo cose meravigliose. Questo è importante, va bene? È importante perché è bello, un sorriso cambia la giornata a una persona. Volevo ricordarvi che mi occupo di manifestazione, di riprogrammazione anche in privato, quindi mi occupo di fare sessioni di coaching con logo healing. Io chiamo questa modalità logo healing, che comprende tutte queste fasi, dalla liberazione alla riprogrammazione e alla sostituzione delle credenze, per allinearci alla gioia, ai nostri sogni e ai nostri obiettivi, ok? Quindi per una persona che in questo momento è molto giù, vi posso garantire che già dalla prima sessione avrete un cambiamento, nel livello di energia, e poi dopo le varie sessioni di lavoro, di coaching o nel seminario, voi veramente la vostra energia cambierà e poi avrete gli strumenti per mantenerlo alto. Ragazzi, non ve lo fa fare nessuno di essere depressi, non ve lo fa fare nessuno a stare male. Bisogna cambiare noi dentro per far sì che le cose cambino anche fuori. Discorso di salute, anche nel discorso di relazioni, anche nel discorso del lavoro, dipende da quello che abbiamo noi dentro, va bene? Mi occupo anche di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte degli angeli, oppure come connessione diretta direttamente dall'Arcangelo Michele, ok? Mi occupo anche di facilitare la guarigione a distanza con le nuove frequenze di luce. Per chi si trova ad Alghero o chi deve venire ad Alghero, mi occupo anche di facilitare la guarigione di persona o di facilitare la connessione al sé superiore, che è un'esperienza strepitosa, ma è anche una cosa meravigliosa che vi porterete per il resto della vita, vi aiuterà veramente a riconnettervi più velocemente con la vostra anima, con la vostra voce interiore, veramente una vera e propria riattivazione dell'intero vostro sistema, dei meridiani, delle linee. È un'esperienza, oltretutto anche fare l'esperienza della connessione al sé superiore, è una cosa stupenda. Se volete organizzare, non lo so, nella vostra città, volete, non lo so, avete 4-5 persone che vogliono ricevere questa connessione al sé superiore, sono disposta, a venire nella vostra, città, va bene? Anche per quanto riguarda l'organizzazione dei seminari. Riprendiamo con i seminari dal vivo, che sono un'esperienza esperienziale che vi rimane tutta la vita e che vi portate dietro, perché poi avete degli strumenti. Allora, la cosa che a me piace è che negli insegnamenti dell'Arcangelo Michele ci sono cose che non rimangono così: sì, ho fatto questa esperienza bella, non mi è rimasto niente. No, vi rimangono gli strumenti per continuare a lavorare su voi stessi, e questo è fondamentale, ok? Bene, scusate se mi sono dilungata, volevo salutarvi. Ciao Alberto. Ciao, ciao. Ciao, un abbraccio a tutti voi e ci sentiamo la settimana prossima. A presto, ciao ciao.